Sinceramente non so dove mi sento a casa, forse a Roma, ma non credo sia neanche questa la mia casa. Io mi sento sola perché ho difficoltà a sentirmi me stessa tra la gente, ho difficoltà a sentirmi accettata per quello che sono. Devo mentire per essere accettata. Ma con il passare del tempo questo dover fingere crea un vuoto dentro. Difficoltà a relazionarmi in modo sincero con le persone. Non lo so. Non hai possibilità, in assoluto. Todos estamos atrapados por un singular destino. Nadie encuentra nunca el elegido. Los vertederos de la ciudad se llenan. Los depósitos de chatarra se llenan. Los manicomios se llenan. Los hospitales se llenan. Los cementerios se llenan. Nada más se llena. Ricordo quei bambini all'uscita di scuola, che avevano il papà che li aspettava per portarli a casa. Io tornavo da solo a casa, a piedi, ero piccolo. Quelli più grandi mi usavano per i loro giochi. Io non mi accettavo, non mi accettavano. A scuola, a casa, gli amici. La solitudine è un'assenza irrimediabile. Non c'è niente di romantico. Sei solo. Oggi è solo il mio corpo per riuscire a sentirmi. Ma non basta. Non basta più. Io non ce la faccio più. Don Giorgio, meno male ti ho Hola, trovato. Serena. Ho bisogno di parlarti Claro che urgentemente. sì, che passa? Lascio i cani e ritorno. Va bene, ti aspetto dentro. Cuéntame. Non ce la faccio più, non so più che fare. Renato sta male. Chi è Renato? Il mio cane. Sta male. Devo fare una scelta. Il problema è che quando si tratta delle persone, uno sa quello che deve fare. Quando si tratta invece di un animale, di un cane, uno
Deve scegliere. Lui è tutto per me. Lui è la mia famiglia. Lui è finalmente una persona che mi capisce. Con cui mi sento meno sola. Tu non ti senti mai solo? Maman, je suis au boulot. Je dois te rappeler. Mais quand ça? Se penso a quando ero piccola. La prima cosa che mi viene in mente è questo dolore profondo. E il desiderio fortissimo di diventare grande. Forse perché mi sembrava un modo per poterlo capire, il dolore. Per poterlo filtrare, arginare. E avevo ragione, stranamente. Tutti noi soffriamo. Ma la cosa incredibile è che continuiamo a mettere sofferenza su sofferenza. È come una malattia. Le altre specie non lo fanno, ma noi sì. E contemporaneamente, tutti noi desideriamo la felicità. Ma non tutti sono disposti a dare un prezzo alla felicità. O forse semplicemente non ne siamo capaci. Troppi condizionamenti, troppi ostacoli, paura, non lo so. C'è solo una cosa che ho capito. Che non possiamo salvare le persone che non vogliono essere salvate. Altrimenti finiamo per bruciare con loro. Il mare non era abbastanza per lui. La chica. Oh, Don Giorgio. Ale, salute.